E non si taglia. E non si taglierà mai. Niente. Benvenuti in un nuovo Chiedilo a Cristian. Ed Edo. Edo, tra l'altro. Ed Edo. E tu ti chiami Edo, giustamente. Allora, Edo, scegli. Però un Chiedilo così vicino al precedente. Com'è possibile? È vero. Questo vuol dire che l'influenza di Edoardo mi rende più produttivo. All'apparenza. All'apparenza, che noi in realtà non facciamo niente. Anche se, vabbè, anche se no. Studiamo tantissimo. Dopo ne parliamo. Scegli, Edo, da cosa partiamo? Vedo il riflesso, niente e la Bibbia. Io partirei dalla Bibbia. Dal nuovo, dall'Antico Testamento. Sì. Allora, la prima, se permetti, lo faccio io. Si permetta. Bursuk, Albert. Ciao, Bursuk. Ciao, Cristian. Mi sto preparando per andare al conservatorio l'anno prossimo e sono in crisi con la scelta. Non so che fare, dove andare. Conosci quali siano attualmente i migliori conservatori italiani per pianoforte? O meglio, professori buoni che insegnano in determinati conservatori? Alla fine è il maestro che conta, non il conservatorio. Avrei bisogno di qualche consiglio, se puoi, grazie. Beh, hai... Ovunque andrebbe quest'uomo, ovunque. Esatto. Vuoi andare in un posto, lo diciamo, subito. Qual è il conservatore di Alessandria. Perché? Perché c'è un personaggio, io non riesco a fare il suo nome, cioè mi emoziono ogni volta. È uno che a cui piace decollare. Mi piace planare. Soprattutto piace planare. È venuto a prendere il volo. E planare. E planare. Cosa ha capito io? Come si chiama? Studio per sotto. Esatto. Risponde lui. Salve maestro. Tra l'altro. No, ad Alessandra c'è Roberto Plano, grandissimo insegnante, non solo molto pianista. Sì. Di un altro livello proprio. Di un altro livello. Ovviamente ha già la classe, immagino, strapiena, quindi allora, per entrare, però se riesci a metterti in contatto sempre prima con l'insegnante, prima di andare a casa al conservatorio, allora, è sempre meglio. Più che altro appunto perché i migliori insegnanti sono quelli che sono i più gettonati, più richiesti, quindi hanno già solitamente la classe piena e quasi mai riescono a farti l'ora da un'ora, ma tanto nei 50 minuti, 45 appunto per cercare di avere tanti allievi, ma quindi vedi un pochettino tu. Poi Alessandro sempre c'è, almeno per quest'anno, poi magari cambieranno l'anno prossimo, c'è Alberto Miodini, che fa anche lui, mio insegnante, grandissimo pianista del Trio di Parma. C'è un bel... Sì, c'era anche... Alessandria merita. Sì, c'era anche Prosseda l'anno scorso. Tra l'altro. Adesso è ragazzi. Non lo so, se non mi sbaglio non insegna ora, non vorrei dire una cavolata. Ci sarebbe anche la buona Veneziano. Esatto. Che non so, per un che si è trasferita, non mi ricordo dove, e invece al conservatorio di... Cioè, Benedetto Lupo. Ah, beh, mio, beh, ok. Non è Barletta, non lo so, porco Giuda. Che ci hanno fatto anche un telefilm sulla Rai in quel conservatorio. Ne sono vari, no, beh, puoi scegliere bene. Sono grandissimi insegnanti, molti in conservatorio. Comunque, come dicevi tu, non è tanto il conservatorio come gli insegnanti, pensa. Cioè, c'erano poi quegli istituti pareggiati che si fanno scappare gli insegnanti. Esatto. Non faremo nomi perché sono l'ultimo anno. Comunque, Espelluto. E niente, comunque sì, questi, se sei, adesso non so se sei nord, centro, sud, ma Alessandria merita. Poi appunto so che c'è Brescia e l'istituto pareggiato di Bergamo. Donizetti di Bergamo, sì, a quanto pare sono bei talenti, sì, perché sono veramente molto alti. Quindi... Però non so che insegna, sinceramente non lo so. Però il livello, so che il livello è alto, quindi hai l'imbarazzo della scelta. Esatto, l'importante è che studi. Esatto. Poi, purtroppo. Poi è molto importante questa cosa qui, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. È molto importante avere ovviamente l'insegnante bravo, ma che sia in grado di motivarti. Devi gasarti letteralmente. Ovviamente quando è bravo, ovviamente ti gasa comunque, perché basta che lo vai a sentire un concerto, esatto, o ti fa sentire due note a lezione e tu torni a casa con una voglia di studiare, esatto, e suonare incredibile. Quindi questo è importante. Se poi magari conosci altri conservatori, io provo ad informarmi chi c'è dentro, così ti saprò dare migliori consigli. Alla prossima, ciao!
Edo. Il buon Edo. Il buon Edo. Anzi, fai i prossimi due indicati. Gabriele Zicari. Non è male. Bravo Gabriele, ci casi. Hashtag chiedilo a Christian. E ci casi solo. Ciao Christian, avevo una piccola domanda. Ma gli studi trascendentali di Liszt? Ok. Sono in programma nei conservatori o si studiano per il proprio pianismo e le proprie conoscenze musicali? Rispondi, cioè senza per... rispondi, punto. Cioè, non c'è, non c'è. Risposta, non mi ricordo. Allora, sicuramente sono i programmi, sono uno stadio, cioè, finale, avanzatissimo. Visto che parliamo di alcuni tra i pezzi più complicati della letteratura pianistica assoluta. Io posso dirti che nel vecchio ordinamento c'era qualcosa al diploma. In sai che una volta con quattro gruppi dovevi scegliere un pezzo per gruppo in modo da fare un programma di un'ora circa. E c'erano gli studi trascendentali di Liszt. Nel nuovo ordinamento puoi fare quello che vuoi. Esatto, però comunque, certo. Cioè, se sei a questo livello, tanta roba, cioè veramente. Sì. Sono comunque, parliamo di pezzi che... Esatto, c'è un punto, questo nuovo ordinamento ti permette, se non hai tecnica, di uscire indenno scegliendo dei pezzi a te adatti. Certo. Se sei un fenomeno puoi fare il fenomeno. Puoi fare il fenomeno, esatto. Cioè proprio pezzi tutti a cannone, quindi. Però sì, comunque li inquadriamo al minimo diploma, secondo me, perché. Esatto. Poi ci sono i casi eccezionali che tornano al quinto anno. Sì, ok, parliamo di gente umana. Esatto. Evitiamo i fenomeni. Però... Ok, niente. Andiamo dritti alla terza. Andiamo dritto a cannone. Paolo Orlandi. Paolo Orlandi, nome. Tranquillo, bravo. Ma è l'ora tarda. Notare la lunghezza del comino. Vabbè. Ciao Cristian, sono un pianista che ha studiato sino all'esame di quinto anno e ha ripreso dopo 30 anni di inattività. Bravo. Mai smettere. Studiando ora da autodidatta, mi trovo spesso a fronteggiare il problema della diteggiatura. Nella tecnica, Kramer o Cerny, cerco sempre di rispettare quella originale, ma quando studio pezzi classici spesso mi trovo meglio con diteggiature diverse. Ok. È un errore grave o veniale? Ho molti dubbi, specialmente con l'ottavo. Ok. Vogliamo rispondere? Esatto, vediamo dopo, esatto. Rispondiamo. Quindi ci chiede se è sbagliato cambiare la dita in un pezzo. Ok. Allora. Allora, ti dico, negli studi di Cerny e Kramer trovi spesso dita difficili, perché sicuramente possono essere fatti anche con altre dita, certo. Però se mettono quelle, perché in quello studio è utile far lavorare quel dito, come Anon, cioè è ovvio che alcuni passaggi sono più facili in altri modi, però così ti fa lavorare appunto le dita deboli. Nei pezzi, viceversa, secondo me puoi prenderti molto più libertà, sì. Cioè se un passaggio trovi meglio con un'altra dita, metti altra dita. Negli studi un pochino meno, però sentiamo invece. No, no, certo, anche io sono totalmente d'accordo su questo. C'è da dire, per esempio, prendiamo in considerazione alcune diteggiature, tipo alcune diteggiature di Chopin all'interno dei suoi studi, quelle originali, parliamo anche quelle dell'editore, tipo nel nono studio di Chopin trovi delle aperture incredibili, tipo quinto dito quarto, quando sarebbe più comodo per qualsiasi persona al mondo fare quinto dito terzo, dato che l'apertura è veramente ampia. E qui a tal proposito ci sono due ragioni, come ho già detto tra l'altro in un altro mio video, è il fatto che Chopin utilizzava il quarto piuttosto che il terzo perché non voleva dare quell'accento sul Do, e quindi col quarto piuttosto che il terzo un dito più debole rispetto al medio, era una questione anche lì di colori, quindi a volte bisogna vedere anche queste sfumature. Oppure nel terzo tempo del concerto numero 1 di Beethoven, ci sono diverse diteggiature, no? La diteggiatura che utilizzo io, che è quella consigliata, ti permette di seguire il fraseggio al massimo, mentre quell'altra ti farebbe legare tutto, non è. Quindi molte diteggiature sembrano più scomode e lo sono, sì. Però ti aiutano ad avere quel suono che il compositore aveva in mente. Magari c'è un legato che non puoi fare. Esatto. Però. Esatto. Okay. E tornando sempre a Chopin, dell'apertura della sua mano, lui tra l'altro metteva il 4, sempre quella storia. Abbiamo scoperto una cosa di ieri sera. Esatto. Tra l'altro di Chopin. Sembra la storia del tocco, sia perché tra l'altro abbiamo scoperto che a quanto pare, dai 7 anni in poi, dormiva con i tappi delle bottiglie fra le dita, di notte. Per allargare le dita. Cioè, tu magari uno che. Cioè, dorme di notte così coi tappi. Con legati i tappi delle bottiglie di legno. Per la navigazione di dita. Quindi, vabbè, Spider-Man. Comunque, se è una cavolata, abbiamo letto e pare vero. Però. Cheat. Esatto. Quindi, se no, ok.
Ok, ho molti dubbi con le ottave. So che sui tasti neri bisognerebbe sempre usare il quarto dito, ma a volte, come nella polacca eroica, però, mi trovo meglio usare il quinto o il terzo. Esiste una regola precisa o dipende anche dal tipo di mano, eccetera? E possiamo cominciare a rispondere a questo. Sì. Allora, il senso di usare il quarto dito è per legare le ottave, praticamente. Certo. Eviti di fare di alzare troppe volte la nota della tastiera. Sai che più alzi la mano, più li devi sbagliare. Esatto. Quindi se riesci a legare col quarto è più facile. Addirittura il terzo, oddio, se la mano te lo permette, certo, puoi fare tante belle legature con il terzo. Certo. Quello che so che uso a volte, anch'io che so che uso tanti pianisti, è per rafforzare l'ottava, usare magari 4 o quinto, ho visto anche 3, 4 e 5 insieme sul dito in questo modo. Però parliamo di ottave di battuto oppure salti. Se è una scala di ottave, 5-4, basta e avanza, secondo me. D'accordissimo. Esatto. Nella polacca eroica, l'ho letta, l'avevo non studiata perché non direi mai una cosa del genere. Maestro Rattalino vuole farci sentire. Così forse te la facciamo. Sentiamo il video, ascoltiamo. Esatto, ascoltiamo. Allora, è questa. Se ci arrivi, sì, no, sicuramente non è facile per un'ottava col terzo, però comunque no, non c'è regola precisa, dipende dal pezzo e da tutto e dalla mano, ovviamente. Altro dubbio sugli abbellimenti: gruppetti, acciaccature, appoggiature vanno sempre eseguite in battere? A volte, ascoltando varie interpretazioni, mi sembra che qualche pianista li esegua in levare. Anche qui esiste una regola precisa? Vuoi cominciare tu stavolta? Sì, allora. E questa domanda è, credo, la più ampia di tutti. Cioè, dipende dal singolo caso, dipende da che periodo siamo, barocco, romantico, dal compositore, da tante cose, da in che tempo siamo, c'è tempo abbastanza per farlo levare, per farlo battere. Cioè, sono tante variabili, è impossibile risponderti a questa domanda, veramente. Posso farti un rapidissimo confronto, qualcuno commenterà, non è vero di sicuro, però lo dico lo stesso. Prendiamo Mozart e prendiamo Bach. Allora, in Bach, se prendi le dimensioni a due voci, ad esempio, che sono i primi pezzi, diciamo, polifonici in cui ci sono dei trilli importanti, il trillo è perfettamente quadrato sempre con l'andamento ritmico. Quindi, mettiamo che alla destra degli ottavi, alla sinistra è un trillo di sedicesimi che devono essere cadenzati perfettamente mitraglia con la destra. In Mozart, spesso e volentieri, ed è vero, potete dirlo, ma è vero, alcuni trilli sono a cannone, cioè nel senso più a canna possibile, in modo da rendere quell'effetto. Certo. Mozart è famoso per volata, scala volata, trillo, chiusura. Quindi in Mozart diciamo che è meno quadrato, cioè in realtà è quadrato, ma è più. Sta più all'abilità dell'esecutore, certo, vediamo così. Certo. Però è un discorso. Cioè dipende. Sì, no, certo. Poi appunto, cioè, dipende anche dalla propria tecnica, se uno riesce a fare 32esimi, l'altro fa 64esimi, ovvio che il trillo più veloce è più bello da sentire, cioè sa meno di studio di Gerniana, esatto. Cioè, quindi no, veramente troppe cose, mordente, superiore, inferiore. Cioè. Tra l'altro Cerny è sempre conosciuto per gli studi, ma abbiamo scoperto i concerti piano orchestra di Cerny, o di Kramer, cioè non avete idea. Piano concerto di Kramer. Cioè siamo a livello Beethoven, se non... No, ma veramente, no, ma per caso sono, cioè come i Bon Clementi, che non se lo fila nessuno nelle sue sonate per pianoforte, che sono bellissime, e non mi vergogno di dire che secondo me alcune sono più belle di quelle di Mozart. Proprio. Dobbiamo parlare opera 40 numero 2, per dire? Per dirne una. Ascoltate. Ascoltate. No, tanti autori non sottovalutati, ma che si pensa facciano solo studi meccanici, in realtà... Hanno scritto un sacco di roba bellissima, solo che... Ti immagini, tu sei un pianista, ho preparato il primo concerto di Kramer, c'è un'orchestra che lo sa. Grilli che senti. Tra l'altro, cioè, esatto. Che l'orchestra di Mozart. No, esatto. È
Beethoven sono quelli purtroppo, però secondo me dovrebbe riscoprire un po'. Anche beh, ricordiamoci che Beethoven Liszt, Beethoven Czerny Liszt, Czerny collega Liszt e Beethoven, cioè, qualcosa ne sapeva di concerti più spettacolo. Ok, allora, sì, no, stiamo cercando, perché no, veramente ragazzi, sono 18 righe, allora. Ogni tanto uno spazio, ragazzi, questa è la regola per scrivere. Tra domande, fai uno spazzettino. Uno spazzettino. Ok, ultima domanda. Manca metà di... ok. Ho apprezzato molto il tuo video sulla professione di musicista. Ti capita mai però di non avere voglia di suonare? Già non suoniamo, quindi non c'è problema. Oppure di dover suonare pezzi che non ti piacciono? Scusate, dopo spiegavo tutto. Ma che richiede il mercato? Non ti stancano i giudizi approssimativi di tante persone? Più conosco le persone, più amo gli animali. Poi, la musica parte di me, mi sono reso subito conto che non avrei mai potuto farla nella mia professione. Poi ho già ripiegato sul geometra. Ti dice niente? Arriviamo qui intanto. Ok. Quindi dice... se studi mai pezzi perché devi farli, manca voglia di suonare e cose del genere. Ok, allora, ultimamente io ho iniziato a fare concorsi da non molto tempo, concorsi pianistici, ovvero, chiamiamoli per chi non sa cosa, battaglie. Battaglie! Spade laser! Spade laser in cui vince chi va via a casa fondamentalmente e sbaglia meno notte, brutto a dire. Amore, quando? Se uno è musicale può suonare anche la sonatina di Clementi, prende il primo premio. Vai al concorso la sonatina di Clementi. Però ci inviti, ascoltate. Esatto. E praticamente in questi concorsi, giustamente, cioè devi sfoggiare un po' di tecnica, ovviamente oltre di musicalità, se no la tecnica senza musicalità non serve a nulla. E devi portare i brani che fanno scena, così ottave, salti, pedali, grandi accordi, insomma, parliamo di questi pezzi qui, no? E quindi, magari è brutto da dire, però delle volte, ai fini di portare un bel programma in un concorso o in un esame, uno sceglie dei brani che gli piacciono e dei brani che magari gli piacciono meno, ma che contengono tanti virtuosismi fini a se stessi. E sto studiando da un anno. Studio di Rachmaninoff, opera 39 numero 1, che è bellissimo, che è veramente bellissimo, però mi tira via un sacco di energie e a dire la verità non è proprio il mio genere, nel senso per me è anche fin troppo avanti, nel senso armonie a volte un po' dissonanti, che però insomma se le esegui bene a tempo, pulite, sono bellissime comunque. Ora in fase di studio sono ancora un po' traballanti, però verranno benissimo poi, spero, a furia di studiare. Però per esempio ho scelto quello studio perché sapevo che avrebbe fatto scena e sapevo che a differenza di uno studio di Chopin qui posso permettermi di sbagliare di più e nessuno magari se ne accorge, perché c'è tanto pedale, tanti accordi, tanto casino di sottofondo, mentre Chopin è limpido, acqua che sgorga. Quindi per esempio ho scelto questo studio per fare praticamente scena e permettermi di sbagliare di più. Che ci sta. E poi niente, siccome appunto negli esami del conservatorio oppure in alcuni concorsi hai l'obbligo di studiare determinati brani, magari questi brani non ti piacciono, però si fanno per andare avanti, insomma, tutto fa. Me Debussy per esempio non piace, però a volte l'ho dovuto studiare e ovviamente non sapevo interpretarlo bene perché c'è un mondo dietro Debussy che non mi appartiene, ma ho dovuto comunque cercare. Anche Ed, so che lo ama, però è la follia. Tutti per Debussy. No, e niente, quindi questa. E voglia di suonare? Voglia di suonare? Cosa se ti passa mai, ti mi scende mai la voglia di suonare? No, beh, no, quella no, anche perché cioè se sto un giorno lontano dal pianoforte mi viene subito da aggredirlo. Proprio uno in giro, lo mangi. Esatto, sì, proprio a colazione. No, quello no. Non ho mai avuto queste crisi di motivazione, cose varie, quindi non... Sì, anche perché la volta che magari, non so, non sei mentre hai la classica, ti sta sulle palle tutto, improvvisi, quindi vabbè, in qualche modo si suona. Improvvisi, la musica pop, leggera, cioè, in qualche modo accompagni, canta un tuo amico sopra, insomma, esatto. Cioè anche quello è fare musica, non dimentichiamocelo mai. Sì, appunto, quindi. In generale, certo.
mi pare che abbiamo risposto a quali si fa geometra, che è ripiegato su geometra, ok? Sì, beh, per chi non lo sapesse, io sono un geometra. Non chiedetemi di arredarmi casa, non chiedetemi di costruirmi un muretto, non chiedetemi di pulirla la casa. Di pulirla, soprattutto né di misurare le distanze di una casa, perché a scuola si fa tutto tranne che usare gli strumenti del geometra. Pensa, posso raccontare questa, però sì. Spero che lei stia guardando. Sarà. Bueno, questo sì, video. Stia guardando questo video. Vedete, ero in quarta, quinta superiore, e c'era l'open day nella nostra scuola, ovvero quelli di terza media che venivano a vedere come funzionava la scuola del giorno. E devi farli casare. E devi farli casare, quindi prendono gli allievi migliori, ovviamente. E insomma, fatti vedere, insomma, ok. E c'era in mezzo all'atrio, c'erano tutti questi strumenti di geometri. Questa è la bindella per misurare, quest'altro laser di qua e di là. Il teodolite. Che? Okay. Non mi fa niente. Teodolite, che non so neanche io cos'è, non sapevo cos'era. Allora, la prof. Dai, Christian, fagli vedere che ragazzi come funziona il teodolite. Allora, voi immaginate, fagli vedere come funziona il teodolite. Lui indica quello che cade. C'erano 200 strumenti. E qua ci sta la scena della carrega. Esatto. C'è anche già. Uguale. Arrivo. E questo. Ritorno alla prof. Prof, ho preso il teodolite. Inizia a ridere. Si butta giù per terra. E quello è il teodolite. Allora, alla fine non so tutt'oggi che cos'è. Quindi farti capire quanta pratica c'è. Quindi non chiedetemi nulla. Vi costruisco un'armatura armonica. Ma non un geometra. Via. Basta. Poi, ora che mia figlia ha 15 anni mi manda a fanculo. Sì, calma. Ho riscoperto la musica bene. Ho visto il film Il pianista, bellissimo. Ci piace. E mi sono innamorato dei pezzi di Chopin, Notturna ballata. Perfetto. E ho iniziato a studiarli, ma a volte mi blocco proprio sulle problematiche sovraesposte. Ok, le vite e gli abbellimenti. Grazie per l'attenzione, Paolo Orlandi. Quindi, ok. E scendo dei pezzi meravigliosi. Quindi. E il mio risultato, esatto. Il notturno, ho fatto un tutorial sul canale di pianosolo.it dove spiego come risolvere quei passaggi e quelle volatili alla fine, soprattutto. Sì. Secondo me vale la pena di guardare la ballata. Io non l'ho mai studiata, Edoardo l'ha studiata, l'ha vista. E se vuoi, ti consiglio, parti dalla fine, cioè, studia prima la coda, perché prima ti levi la coda di dosso come tecnica. Prima ti godi il resto. Esatto, un bellissimo pezzo. No, no, no. Io non l'ho mai studiato perché ho una certa repulsione per i brani troppo, diciamo, commerciali. Mm. Quindi quelli che fanno tutti cerco di evitarli. Giusto, ci sta. Quindi. Ci sta. Va bene. Speriamo di aver risposto a tutto. Esatto, nel esatto. Caso integra con l'altro domanda. Esatto. Ciao. Daniele Trecarico. Ciao Daniele. Ciao! Ciao Daniele! Ciao Federico! Ciao Daniele! Ah, perché ho letto ciao Daniele! Ciao! Okay. Molto interessanti i tuoi video, ti faccio una... No! No, stasera no! Ti faccio domanda! Ti faccio domanda! Tipo vuoi lavorare per te? Esatto! È difficile scrivere una canzone, ma una volta realizzato il passo successivo è un'ulteriore montagna da scalare. A chi proporla, semplicemente a chi farla sentire? Ciao! Ciao Daniele! Bella domanda questa! Bella! Quindi hai scritto un pezzo, che è già un'opera difficile, tutto pronto, tutto fatto, però è lì. A chi la facciamo sentire? Mandacela! Ruberemo i tuoi diritti d'autore! La farò diventare famosa e direi un giorno la vuoi scrivere. Esatto, pensaci! Raccontare ai miei figli, vabbè, no, seriamente. Devo dirti la verità, ho scoperto anch'io un mondo incredibile che sta dietro questo. Tu hai presente quando vai su YouTube e cerchi i brani di Anastasia, piuttosto che di Shakira, o piuttosto che Tiziano Ferro, eccetera, cerchi il loro ultimo brano e ti esce Tiziano Ferro Vevo. Vevo. Shakira Vevo. Con milioni di views. Quel Vevo scritto in viola sotto, dice, sembra il canale ufficiale, cioè, canale ufficiale,
spettacolo. Sì, Official Street Wrestling. Esatto. Cioè, vero, no? Tu non sai cosa sia, ma... Spacca. Vero. Vero. Vero che è bello, vero. Vero. Comunque, seriamente. E boh, ho detto, ma cacchio, chissà come si farà ad avere questo canale YouTube Vevo. Forse dobbiamo avere tanti iscritti, perché tutti quei canali Vevo sono pieni di iscritti, milioni di... Vuoi essere bravi, avere talento. Ma che ti incontrano loro, quando sei talmente bravo, loro intravedono il business Vevo. Invece no. E invece no, amico mio, in questo mondo basta sempre solo pagare. Pagare. Se tu fai una rapida ricerca, se mai metterò il link qui sotto, sì, chiunque, sia io che te, possiamo avere un canale Vevo. Anche se hai 5 iscritti e 5 visualizzazioni, puoi avere il canale Vevo. Sì. Basta pagare, se non mi sbaglio, 500€ per cominciare. Però non dite che se contrattate il prezzo potete scendere anche a 4,50. Potete... E avete il vostro bel canale Vevo. Che cosa vi aspetta? Potete caricare massimo 5 video. Se ne volete mettere altri, basta pagare. Però questi video vengono trasmessi ovunque, sì, nelle radio italiane, nelle radio straniere, in Spagna. Loro fanno tantissime offerte anche, sì, in Spagna. In più, ogni tanto, una volta che sei all'interno del circuito Vevo, ti vengono delle offerte per i mail. Quindi non so, con 1.000€ c'è il pacchetto Argentina. La tua, esatto, musica va in tutte le radio Argentina ed è verificabile. Non è che dicono, no, è vero, non è che dicono sì, no, no, sono proprio radio. Ah, funziona la cosa, cioè, costa, però ha un senso. Cioè, se tu, non so, non so se sai la storia di sia di Tiziano Ferro che anche di quello lì che è sparito, quello che fa tu come sei musica. Non dico, sì, ho capito. Un cantante cui mi viene in mente, so che è nato prima in Argentina, che tra l'altro in quei paesi, Spagna, così, ascoltano tantissima musica italiana, proprio l'amano. Tipo la Pausini è in Argentina. Sì, ma anche per dirsi Gigi D'Alessio, cioè, quando va... Gigi D'Alessio in Australia, anche. Comunque, all'estero siamo molto amati, tra l'altro poi, cioè, veramente non è un mito, ma cioè, l'italiano prima diventa famoso all'estero, poi quando è acclamato all'estero, in Italia, bravo, cioè, ce l'avevate prima, non l'avete cagato, è diventato famoso e... Quindi, esatto. Quindi può avere, cioè basta pagare, puoi passare sulle radio, puoi passare nei canali TV, puoi passare anche tramite NTV, tutto quello che vuoi. Paga, entra in contatto con queste persone che hanno in mano praticamente tutto e buona fortuna. Sì. Questa è tua. Mia. Allora, Riccardo Mascarella. Mascarella, sì. Sì. Ciao Cristian, prima di tutto volevo ringraziarti per tutto quello che fai e per la passione e l'impegno che ci metti ogni giorno. Grazie. Grazie. Volevo chiederti un consiglio. Lascia fare. Cosa consigli di fare per aumentare la velocità e la scorrevolezza di lettura della chiave di basso e di violino sullo spartito? Molte volte mi capita di leggere un nuovo brano e perdere molto tempo a contare righe e spazi. Mi dimentico posizioni e faccio confusione tra le due chiavi. Spero riuscirei a darmi una mano e credo a molti altri con questo problema. Ti ringrazio, un saluto affettuoso, Riccardo. Hashtag chiedilo a Cristian. Hashtag esci. No, allora, cosa rispondere? Sì, subito. No. Clicca qui. No. Sono due chili da Cristian per la precedente, questo qui, dove l'ultima domanda corrisponde a una proposta commerciale. Esatto. Ma tu mi chiedi come leggere meglio un chiave di violino e un chiave di basso. Beh, chiave di violino, studente, uno la legge già abbastanza meglio, perché abbastanza meglio perché l'ha fatta alle medie, magari un po' alle elementari, un po' leggeva note a casa, quindi giusto, quando parte con la chiave di basso è sempre un po' indietro. Per questo motivo sul mio sito, sia cristianserenno.com che su pianosolo.it, su pianosolo.it te lo trovate a 29,90, su cristianserenno 29€, quindi fate voi. C'è il corso sulla chiave di basso, quindi sono 50 esercizi scritti da me, e non perché li ho scritti io, ma credo siano veramente fatti bene perché sono progressivi. Tipo, non so, se non mi ricordo, i primi 5 esercizi sono solo sugli spazi, dal 5, dal 6 all'11 sono solo sulle righe, e però sono veramente straprogressivi. Guarda, mi sono impegnato tantissimo, non ho messo note a caso, cioè ho proprio cercato. In più, li facciamo fare ai nostri allievi, li vedo migliorare tantissimo, quindi so che funzionano. E in più, associati a questi 50 esercizi, ci sono anche 10 video
che ti supportano a leggere alcuni degli esercizi più difficili e ti spiegano anche come il metodo di studio, cioè è tutto lì. Cioè tu, cioè non ti conviene leggere note a cannone e poi fermarti in quelle in cui sei indeciso. Cerca di avere un tempo dall'inizio alla fine e leggere sempre con tranquillità. E poi ti spiego anche... Esatto. Alla fine è quello. Ti spiego anche come aumentare la velocità. Quindi se ti interessa migliorare la tua lettura, sempre qui in descrizione trovi il link per acquistare il videocorso sulla chiave di basso. Esatto. In chiave di video ci sono degli esercizi che li puoi trovare anche gratuitamente in rete. Esatto. Insomma ragazzi, anche per oggi purtroppo gli tagli d'arte sono finiti. Venuti a mancare. Sono venuti a mancare. Salutiamo gli attacchi d'arte, io ho una sete allucinante. Ma dobbiamo fare... Bevi, che siamo... Basta. Sto morendo. Allora, dobbiamo fare cosa noi? Reclamizzare cosa? Dai però, non siamo svegli questo. Non ce l'hai dietro? No. Arrivo subito. Un affare tra le mani. Che dovremmo... Cosa reclamizziamo in questo fine video? Dopo mesi di lavoro. Anni. Generazioni. Esatto. Sì, quasi. Vedi che se piano sale, vai compare, piano compare. Guarda come compare. È sfocato ma compare. Non ho più il viso. Esatto, non ho più... Oddio! Oddio! Che cosa sarà mai? Ragazzi. No. Che cos'è? Accompagnamento pianistico moderno. Oh, finalmente pronto. Cioè, non manca solo praticamente l'opzione di acquistarlo, ma è pronto, è finito. Questo è il nostro videocorso di accompagnamento pianistico moderno. Esatto. Che, come avevamo detto l'altra volta, ci ha portato via 6 mesi di lavoro, tante ore di registrazione, tante ore di editing, di montaggio. Tante ore di stesura, di scrittura, gli esempi, trascrivi con Muses, che è un programma per scrivere le note. Gratuito. Prima di dire che è gratuito. Quindi, insomma... No, e in teoria, qualunque persona da zero può arrivare a accompagnare qualunque brano di musica moderna. Esatto, quindi apri uno spartito che sia Michael Jackson piuttosto che Adriano Celentano. O Marco Mengoni. Se si trova lo spartito. Tu ci canti sopra o ci canta sopra un'altra persona. E accompagni. E lo accompagni. Serenamente. Esatto. Come se nulla fosse mai successo. E non solo. Anche esempi di come accompagnare. Già fatti, volendo. Ok, esempi già fatti, quindi dici, ok, non so come accompagnare sto bravo, come lo farò mai. Esatto. Ci sono gli esempi. E non solo. Lo puoi adattare a quello che vuoi. Esatto. C'è armonia. C'è teoria. Non ti ripeti tutto quello che dici. C'è della carta. In realtà no. Ci sono degli esercizi, tanti esercizi. Esatto. Cioè alla fine. Con soluzione. Dopo tutti questi corsi ci sono gli esercizi per vedere se non hai capito una bega o se sei stato attento. Allora, parliamo di più di 3 ore di corsi. Anche no, secondo me siamo ben oltre le 3 ore. Sì, però... sì. Non abbiamo contato precisamente, ma... Cioè, ragazzi. Sì. L'ultimo video che abbiamo fatto l'altro giorno è stato di 25 minuti. Minuti. Solo quello, quindi va bene. Neanche in elenco, tra l'altro. Esatto. E niente, per esempio qui cito alcuni brani che abbiamo utilizzato come esempi. Abbiamo scelto brani famosi come Will Survive, Yesterday, The Sound of Silence, Let It Be, I Believe I Can Fly e tanti altri. E tanti altri che vedete negli esempi. Quindi sono venuto esercizi, cioè... esercizi con soluzione. Esatto. Tu dici ok, ho fatto esercizi, che cosa faccio? Alcuni invece me li devo mandare che te li correggo io, però molti, e specifico anche quali, hanno le soluzioni, quindi puoi proprio verificare. Esatto. Diciamo che la prima parte crea le basi per poi capire tutto il resto e fare gli esercizi. Esatto. Che dire, credo veramente tantissimo in questo. Come molti di voi già sanno, sul mio sito c'è già il corso di accompagnamento pianistico moderno. Che costa 9,60 euro, se non mi sbaglio, ed è un ebook sulla 50ina di pagine con 2 video che servono giusto per spiegare in linea di massima ciò che c'era.
siccome abbiamo visto che c'è tanta richiesta e tanti di voi mi dicono: ah cavoli, mi sarebbe piaciuto approfondire questo, sarebbe piaciuto che tu avessi continuato. Allora abbiamo colto tutte queste richieste e mi hanno detto: senti, qui c'è qualunque cosa praticamente, lo rifacciamo da zero, ci riscriviamo tutto, ci rifacciamo tutti i video, li facciamo fatti bene, non diamo nulla per scontato, esatto, e creiamo qualcosa di assoluto valore. Esatto. Quindi credo che fra un paio di giorni, tre massimo, sarà, diciamo entro il 10-11 massimo, sarà disponibile la pagina di vendita dove potrete acquistare il prodotto. E fatemi sapere assolutamente, una volta acquistato, come vi siete trovati, esatto, potete avere i vostri commenti, recensioni, come si potrebbe migliorare ulteriormente. E niente, vedo se hai da aggiungere altre cose. No, direi che più di così, spedizione inclusa, già prezzo, tra l'altro. Esatto. Regolare fattura, tra l'altro. Diciamo. No, veramente, cioè, porta qualunque individuo, senziente almeno quello, esatto, a accompagnare un pezzo moderno. Sì, sì, cioè, per esempio c'è tua nonna che dice: Cristian, mi accompagni? Tu dici: nonna, beccati sto video corso e arrangiati. Arrangiati i pezzi, arrangiati tutto. No, ci avevo pensato. È bellissimo. Penso che non sia. No. Fantastico. Vieni, gara tantissimo. E quindi, ragazzi, è così. No. Abbiamo fatto, secondo noi, un bel lavoro. Sì, quindi. Ovviamente noi siamo un po' di parte. Però no, dovrete essere davvero voi a dirlo. Esatto. Come fate a dirlo? Dovete prenderlo, ordinarlo e subito gasarvi. Gasare un po' come facevi con Vevo, devi pagare. Esatto, proprio così. No, però non vale la pena. Sì. Sì. Oltre 3 ore di video, abbiamo già detto, ma no, ripetiamolo, perché in un libro di marketing ho letto che più ripeti una cosa, più questa cosa diventa persuasiva. In 3 ore. Quindi 3 ore, ci avete capito? Non no, 50 no, minuti. No. Non 3 ore. 3 ore. Quante ore sono, Edo? 3. 3 ore. Cioè 3 è il numero perfetto. Esatto, capito? Sono anche esempi 3 ore. Oh, senta, ma sai che non mi ricordo bene ieri? 3 ore! Esatto. Sì, 3 ore, quindi direi che bello, devo dire. Beh. Ma quanto ne conterrà? Mica 3 ore. 3 ore, già! Non l'avrei mai detto. No, beh, ragazzi. Ma quanti fogli sono questi? 3 ore! Cioè, capito? Quindi così. Indice lezioni, che questo magari vi può servire. E non sono. La l'indice. Indice lezioni. Sì. Presentazione del corso, ci presentiamo, ci conosciamo. Buongiorno. Grazie. Abitare. Numero 2, accordi, quindi conosciamo un po' gli accordi, cosa sono, come si formano, e metodologia base per accompagnarsi. Esatto. Numero 3, rivolti degli accordi, che cosa sono, come si utilizzano, quali sono le funzioni di ogni singolo rivolto. Esatto. Giri armonici. Cos'è un giro armonico? Esatto. Quali sono i principali giri armonici? Faremo degli esempi, appunto, tratti da alcune canzoni. Esatto. Del repertorio italiano e straniero. Esatto. Numero 5, partiamo subito con la pratica. Quindi c'è il primo brano, che è Sound of Silence. Mm-hmm. E in ogni brano che andiamo ad esaminare, oltre a vedere come si accompagna, scopriamo qualcosa di nuovo. Esatto. Per esempio, nell'esempio successivo, parliamo delle note di passaggio e quindi utilizziamo I Will Survive. Bellissimo, tra l'altro. Poi per vedere gli arpeggi utilizziamo Yesterday dei Beatles. Poi parliamo degli accordi accordi misti, fratti, frazionati, slash chord, chiamali come li vuoi. Esatto. L'ETB per altri arpeggi, utilizzo della nona, I Believe I Can Fly, insomma, c'è un po' tutto. Tanto, altri arpeggi, accordi di sus 4, di quinta, di seconda, sus 4 barra settima. Su 4 barra 7 fratto un altro accordo. Tutto. Cioè, il mondo, cioè. Ma che bel lavoro abbiamo fatto. Che bel tipo di... Cioè, se ci penso che sono più di 3 ore. Ragazzi. Cazzo, guarda, non è scontato, Cioè, parliamo di anni. Anni. Anni di lezioni in sole. 3 ore. E quanto costa? No. No, costa 3 euro. Un po' di più. Però per quei soldi che spenderete avrete 3 ore di corso, un libro,
più l'assistenza tutta la vita. Esatto. Esatto. Può bastare. Sì. No, anche perché sto video sta uscendo di 3 ore.